Avvocato Massaro, i familiari di Tony Santaniello chiedono la verità sulle cause che hanno provocato il decesso del loro caro. Quali sono le ipotesi che si seguono? Sì, allora, ieri è stato effettuato l'esame autoptico da parte del dottore Pianese, incaricato dalla procura, e il decesso è da ricondurre eziologicamente alla caduta avvenuta il giorno 4 aprile, domenica di Pasqua, un politraumatismo che poi ha portato una serie di scompensi a livello renale, cardiaco, polmonare che hanno determinato l'exitus. Ciò posto, bisogna verificare se la caduta del povero Santaniello sia riconducibile o a un tentato investimento sulla base di quanto lui ha riferito nei giorni della degenza ai propri familiari, oppure eventualmente ad altre ipotesi che però hanno come unico elemento al momento da determinare da parte della magistratura la verifica sulla corretta manutenzione del tratto di strada interessato dalla caduta. In particolare il guardrail, l'avete visto anche voi, avete fatto le riprese, è un guardrail che risale molto nel tempo. E a fronte di quelle staffe verticali vi è un'evidente mancanza del tubolare che dovrebbe essere a posto, a tutela, e per l'incolumità dei pedoni. Ci sono testimoni, oppure avvocato, lei ritiene anche utile lanciare un appello a questo Io ho già punto? fatto un appello, sabato scorso. E in tal senso, il maresciallo De Piano, che comanda la stazione dei carabinieri, Corpo Forestale di Summonte, ha verificato che nell'immediatezza del fatto un'auto si era fermata per prestare soccorso, per chiamare, o meglio, per chiamare l'intervento dei sanitari, e una macchina che poi si è allontanata. Quindi, anche su questo, i carabinieri stanno facendo degli accertamenti per verificare per tentare di individuare che auto fosse e quindi di chi fosse alla guida per poter assumere informazioni utili da parte della persona stessa. Però ripeto, se qualcuno il giorno di Pasqua ha nell'immediatezza dei fatti o precedentemente prima o subito dopo ha visto qualcosa che può essere utile per ricostruire la dinamica dell'evento, può recarsi dal maresciallo De Piano presso i carabinieri di Summonte.